Ragazzi, oggi ho provato a mettere un nuovo effetto sul video di Vampire Saga per tutta lunghezza. Ditemi nei commenti se vi piace o se vi piaceva prima. Vi lascio al video e ciao! Bella a tutti ragazzi, qua è Bazu che parla e oggi siamo in un nuovo gameplay di Vampire Saga. Dovevamo inserire in questo, appunto, in questa cassa, in questo registratore. Si è inserito? Ce l'ho fatta, magicamente. Si è inserito da solo il codice. Vabbè, comunque, ci siamo appena presi una chiave. Chiave, potrò aprire qua. Con la chiave, no? Esatto. Subito progressi. È iniziato l'episodio a 30 secondi. Ok, qua è caduta una luce. Cosa ce ne facciamo di un cavo? Un frammento del poster. Cosa che c'è uno squarcio nel telo. Non l'avevo mai capito io. Niente, c'è più niente. C'è tutta questa roba qua. Vediamo cosa ci dice l'aiuto. Ah. Sì, ho capito. Ah, ecco. Ah, abbiamo trovato un rubino, giustamente. Cioè, chi non trova rubini a caso nei cinema? Qua non credo che... Ah, no, forse qua si può inserire il cavo. Finalmente. Ci serve il cacciavite. Tac e tac. Ora devo solo isolare i cavi scoperti, se ho capito. Chi se ne frega con cosa lo isoli? Carta fotografica. E che cavolo ne so con cosa isoli il cavo scoperto. Sì, ma non è che deve fare le cose a norma di legge, cioè nel senso, sei in una città abbandonata, cosa te ne frega? Mica viene il poliziotto o quelli dei cinema che ti vengono a fare il controllo. Ehi, ah, qua il cavo è scoperto, multa! No, dobbiamo ritrovare di nuovo le cose. Pennello da barba. Ma chi trova un pennello da barba? Voi sapete cos'è un pennello da barba? Qua c'è un'arma da fuoco, no, no. Pennello da barba e sarà questo coso qua. Il bidone dei rifiuti è questo, ne sono sicuro. Poi, bidone di benzina, ma c'è scritto gas! Non è benzina. Vabbè. Piede di porco. Arma da fuoco. Dove la vedi? Voglio vedere quando diventa verde. Significa che è qui. È proprio circa qui. Vedete che se vado qua, arma da fuoco lì in basso diventa sempre meno scuro. Voi la vedevate? Giuro, io ho cliccato per cliccare sto oggetto qui e non per cliccare l'arma da fuoco. Non l'avrei mai vista. Calice. Moschettone. Il calamaio dove lo trovo? So, vedi tu un calamaio? Ah. Dillo tu. Ah, custodia. L'ho cliccata. Cioè, voglio cliccare la custodia ma non va. Binocolo. Calamaio e compasso. Beh, compasso l'avevo visto. O forse no. No, aspettate. No, non l'avevo visto il compasso. Se no me lo sarei ricordato. Compasso. E il metto da pompiere, dove lo vedi? Ah, eccolo qua. Manca il calamaio. Vediamo quando diventa circa verde. La metto qua. No, eh. Non cambia proprio colore. Ah, guardate che comincia a cambiare colore. Che poi voi non lo vedete neanche. Questo qua. Perfetto.
tutta sta roba, alla fine ho preso un botto di roba, ma non serviva a niente. Serviva solo la tanica della benzina, che non era neanche della benzina, ma del gas. Poi le taniche del gas, cioè, non le ho mai sentite io. Ah, ho capito tutto. Tu vai qui. Che bello! Sono pure ricercato. Yeah! Non avevate capito? Ora sì. Se cerco di prendere il fusibile lì dentro, mi taglierò con il vetro rotto. Sarà meglio rimuovere ciò che resta della finestra che si è... che è già rotta. Con cosa lo tolgo? Cazzavite. Col gas. Cosa è andato su? Caraffa. Telefono. Magari, che ne so, tipo un Nokia 3310. Ho capito che ti tagli se prendi col fusibile. Ma anche lui, quando guarda dalla macchina fotografica, che vede le impronte di sangue, come farsi qualche dubbio sul fatto che magari lui non è proprio sano, sanissimo di mente? No, eh. Ma giusto, perché è normale. Qua magari, che ne so, c'è qualcosa. Lo so che manca corrente finché non c'è il fusibile. Aspettate. Puoi fargli la foto? Ah no, avevo il telefono scarico io l'ultima volta. Ah no, ma sto sprecando tutti i miei aiuti per trovare i rubini. Ma cosa me ne frega a me dei rubini? Io voglio andare di qua. Oh, magari che ne sapete, poi qua c'è qualcosa. Ho capito, ma sto televisore si muove a cavolo. Aspettate. Comunque, stavamo dicendo. No, quindi qua. Ho capito, ma cosa? Cosa uso? Il gas? Ma quella valvola non era vuota, ma. Sposta il vagone da miniera dalla parte sinistra. Sfascia col rozzo usando la. Oh. Bravissimo io. Perfetto. Ma voi vedete un carrello da miniera? È questo? Ma come lo prendo? Cioè, magicamente cos'è? Un super magnete questo? Va bene. Ok, apriamo un motore proprio così. Alla macchina manca la batteria. Mi dispiace, ma quella del mio telefono è già scarica. Non posso anche attaccarlo alla macchina. Usiamo la macchina fotografica perché vedo che sbrilluccica. Ok, perfetto. In questo episodio abbiamo fatto tantissimi progressi perché abbiamo trovato tanti oggetti effettivamente. Vabbè, qua c'è una pompa di benzina. La leva non si muove, prima serve qualcos'altro. Devo aggiustare il tubo che non fa funzionare la presa. Ho capito che devi aggiustare il tubo, uso il cacciavite. No? Peccato. Magari si poteva usare il cacciavite. Tornare indietro. Ah, ecco. La batteria! Perfetto! Non ci avrei mai pensato. Mi servono due cavi. Intanto ho appena usati 50.000 dall'altra parte. La batteria è al suo posto, devo solo trovare due cavi. Ho capito, ma se non mi fai leggere. Devo solo trovare due cavi e collegarli ai terminali. No, dove li vuoi collegare? Scusami, ai cavi. Se non li collego ai terminali. Il tubo è strappato, devo chiudere il buco per far funzionare la presa. Carta fotografica.
Bidone del gas. Non è che si usa così con... Non si usa così con l'oggetto. Torna indietro. Torna indietro. Oh, adesso troveremo un altro oggetto utile. Vi giuro, questa qua è l'ultima parte del video perché sennò dopo viene troppo lungo e poi si rovina la suspense dopo. Portagioie. Voi sapete che cos'è un portagioie? Ma quella lì mi sembrava una dentiera o una scatoletta di quelle col... Fiaschette. No, libro, vabbè. Portagioie ce ne sono due addirittura. Anche quello lì è un portagioie. Fiaschetta, no, beh, la fiaschetta la vedi subito qua. Antinfiammatorio, da che cosa cavolo capisco? Cosa c'è su scritto? Occhi. Annaffiatoio. Oh, mamma mia, so letto male. Bottiglia è questo. Forbici. No, quella lì è una tenaglia, una pinza. Cos'è che ho appena preso? Non so. Bussola, ecco, macchina per il caffè dovrebbe tipo essere qua. Meno. Ho capito che non è precisamente lì. Dov'è? Si chiama Moca quella lì, non macchina per il caffè. C'è un altro portagioie. Oh, qua ci sono vicino ai forbici. Sono quelle lì, no? Ah, ecco la roba lì, ma non le vedi neanche, matita. Statuetta, dove vedi la statuetta? Ma è fuori. Questo, io non ne vedo nessuna di statuetta. Ma dove cavolo la vedi una statuetta? Ah, questo è un portagioie. Allora, è questo cosetto qua. Eh beh, perché ho quello lì o quello lì. Ho detto. La statuetta dovrei dire. Statuetta, mamma mia. Cioè, tra tutto, la prima cosa che ho preso era quella, l'unica, l'utile. Vabbè. Ci vediamo al prossimo episodio. E... Ciao! Questa è la mia pagina di fine video. Se vuoi vedere il video precedente, clicca qua. Se vuoi vedere la playlist di questa serie, clicca qua. Se invece ti vuoi iscrivere, clicca sulla mia faccia. Se invece sei su smartphone, vai nei link in descrizione o chiudi il video, vai sulla mia pagina e clicca sul bottone iscriviti. Se vuoi seguirmi, ci sono anche tutti i link dei miei social network sempre in descrizione. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, mettete mi piace.